torna al Museo Internazionale delle Ceramiche in tempo, edizione 2024, concerti tra musica naturalmente e arte e design e non solo. Sì, abbiamo avuto un'anteprima il 21 giugno in occasione della giornata della musica e poi per tutti i mercoledì di luglio e con una pausa in agosto e i due mercoledì di settembre, 18 e 25, avremo una proposta e un'offerta musicale dedicata alla musica classica e jazz legata in un qualche modo a Gio Ponti, perché in questo periodo storico a Faenza, al Museo Internazionale delle Ceramiche, abbiamo anche questa importantissima antologica dedicata a Gio Ponti, l'inventore del Made in Italy. E quindi i nostri concerti avranno una particolare attinenza e un'attenzione o nelle musiche, cioè il periodo storico proposto, oppure nei percorsi paralleli che musica e l'architettura di Gio Ponti, ad esempio, potevano trovare come elementi in comune. Artisti giovani, giovanissimi, ma anche affermati. Sì, il connubio che ci interessava valorizzare era dare la possibilità che la scuola di musica Sarti di Faenza mettesse in evidenza i propri talenti. Ha tanti talenti giovani che per giovani si intende giovani studenti ma vincitori di concorsi, di borse di studio, e in molti casi apriranno i concerti. E poi abbiamo dei docenti che oltre ad essere docenti della Sarti sono anche concertisti internazionali. Un esempio per tutti: il 3 luglio abbiamo il duo Sarti formato da Roberto Nofferini e Chiara Cattani, che oltre a essere docenti della Sarti sono concertisti riconosciuti a livello internazionale. Un evento anteprima che è fuori da questo programma ma che merita attenzione nel ricordo del ormai indimenticato Sindaco Enrico De Giovanni. Sì, è il 27 di giugno, sempre nel giardino del MIC, Marco Albonetti con il suo sassofono e l'orchestra che lo vedrà presente come solista dedicheranno l'intero concerto alla figura del Sindaco di Faenza Enrico De Giovanni. E questo evento era fondamentale che noi lo potessimo raccontare pur dandogli un valore assoluto e quindi tenendolo fuori dalla rassegna in tempo.